Network marketing, la visualizzazione. Prendiamo quella scintilla di desiderio che avete acceso scoprendo il vostro scopo e trasformiamola in un falò di entusiasmo e di passione. Per alimentare il fuoco è necessario aggiungerci del carburante per renderlo più vivace e intenso. Il network marketing ti mette a disposizione 4 forme di carburante utili per vivere il tuo scopo e ottenere quindi un successo crescente e costante. 1. La visualizzazione. 2. La fede incrollabile. 3. L'istruzione e la conoscenza. 4. L'ambiente che ti sostiene e ti aiuta. Oggi trattiamo la visualizzazione, ovvero la necessità di portare la tua mente a raffigurare il risultato che vuoi raggiungere. Nel video Network Marketing, cosa è importante per te? Abbiamo affermato che il perché si svolge l'attività viene sempre prima del come. Il tuo scopo è importante che lo consideri come il mezzo e non come il fine. E questo significa mettere il focus su ciò che ti dà un'emozione. Ecco perché la fonte della passione è lo scopo della vostra vita. Il perché tu sei nel business del multilevel marketing è la scintilla del tuo desiderio. Per trasformare questa scintilla nel tuo scopo che brucia di emozione, nel tuo falò ardente, un primo tipo di benzina che ti serve è la capacità di prendere, creare un'immagine che mostri concretamente, meglio di quanto sono in grado di fare le parole, quello che tu vuoi. Quell'immagine, la tua immagine, portatela sempre con te, radicata nella tua mente. Quali sono le immagini che ci sono sullo schermo della tua mente? Immagini di desiderio o immagini di paura? Se richiami nella tua mente immagini di paura, quando ti accingi a fare qualcosa, perché magari hai già avuto esperienze di insuccesso in quell'azione che stai per fare, spedisci il tuo pilota mentale a ripercorrere immagini già vissute e di fatto le rivivrai. John Deeply, nel libro Voglio automotivarmi, afferma: pensieri diversi uguale risultati diversi. Se fin da piccolo ti hanno abituato al fallimento, dicendoti che non ce la farai, hai iniziato fin da allora a crearti immagini molto potenti di paura, raffigurandoti già mentalmente, appunto, prima che iniziassi concretamente a fare qualcosa, il tuo insuccesso in svariati campi: l'esame di guida, l'esame di maturità, il parlare in pubblico, il leggere in chiesa. Quest'ultimo esempio è personale. E così via. Poi con zero fatica rivivrai sempre le stesse immagini di paura. Questo è il pilota mentale, ovvero il richiamare alla mente sempre un certo tipo di immagini, creando un solco, e la mente finisce sempre in questo solco. Le tracce solitamente percorse determinano il solito risultato delle tue azioni. Ecco allora che nella tua mente è necessario mettere uno stimolo, un carburante nuovo, ovvero quello della visualizzazione di immagini di successo. John Kalench afferma che ha imparato, da notare il verbo imparare, quindi è necessario che ti alleni, a prendere un po' di tempo
prima di ogni presentazione. Lui era terrorizzato solo all'idea di parlare in pubblico. Per creare un'immagine del risultato positivo che intendeva raggiungere. E questo risultato è, di fatto, ciò che la gente otterrà di positivo dopo le sue presentazioni. Il network marketing è la tua fantastica occasione di concentrarti sulle immagini che ti fanno stare bene. E questo apprendimento lo allargherai a tutti i settori della tua vita. Il network marketing è il mezzo per esprimerti nelle tue passioni, per vivere i tuoi obiettivi tramite il carburante della visualizzazione dei risultati positivi di ciò che desideri. Ad esempio, puoi concentrarti su ciò che di positivo ottieni dopo aver frequentato le serate informative della tua organizzazione. Così ti sentirai attratto e stimolato e avrai la sensazione di poter fare qualcosa, come ad esempio raggiungere un'ulteriore qualifica, che significa più soldi accreditati nel tuo conto corrente, con i quali ti puoi concedere un weekend di vacanza in più. Focalizzati su un'immagine di questa vacanza, sulle emozioni che ti dà. Mantieni tutto ciò vivo sullo schermo della tua mente. Il network marketing ti dà l'opportunità di stare davanti alle tue paure, di affrontarle, vincerle e tirare fuori il vincitore che vive dentro di te. Per questo video ci siamo lasciati contaminare da ben 3 testi. Raggiungete la vostra forma migliore nel multilevel marketing di John Kalanch, Voglio automotivarmi di John Dibley, Il business del 21° secolo di Robert Kiyosaki. La parola contaminazione per creare contenuti video mi piace molto e me l'ha insegnata un ragazzo giovane e in gamba a cui ti consiglio di collegarti su LinkedIn. Si chiama Francesco Aldo Della Ca. Dopo aver guardato il video, ti invito a manifestare ciò che ti ha incuriosito di più e a raccontarmi la tua esperienza. Potrebbe crearsi una bella community di idee e stimoli. Per contenuti di questo tipo sull'atteggiamento nel network marketing, potresti chiedermi il collegamento LinkedIn, sarebbe meglio con una breve nota di collegamento, e seguire i miei 2 hashtag, cambiamente e educatrice networker. Infanzia e network marketing sono collegati infatti a filo doppio con quell'atteggiamento potenziante che crea comportamenti funzionali indipendenti dai settori. YouTube, puoi iscriverti a questo canale e a quello Luciana Pellizzato Cambiamente, attivando la campanella. Entrambi trattano un argomento cruciale, l'atteggiamento. Ti ricordo inoltre la newsletter del giovedì, Luciana Pellizzato Cambiamente. Trovi il link in descrizione per compilare il form utile all'iscrizione. Trovi anche il partner commerciale scelto perché potresti volerlo conoscere. Ti do appuntamento tra 2 settimane con il nuovo video e la relativa anteprima.